Noi avevamo chiesto tre cose importanti. La prima è che non possiamo mettere i soldi in banca degli italiani, per usare una metafora, senza aver letto tutte le carte. Quindi logica di pacchetto, finché non avremo qua il quadro chiaro della situazione, non si firma e non si approva niente. La seconda cosa importante è che prima dei prossimi passaggi che ci saranno sul MES si ritorni in Parlamento. Terzo, ci sono dei dettagli tecnici all'interno sia dell'Unione Bancaria, dell'EDIS, che ci preoccupano, e quindi abbiamo messo delle clausole importanti che non vadano a vantaggio di altri paesi. Noi siamo stati dall'inizio, come Movimento 5 Stelle, sempre contrari allo strumento, alla filosofia generale di questo fondo. Nessuno si deve meravigliare del fatto che quando si scrive una risoluzione che riguarda il fondo salva stati, il Movimento abbia forti perplessità e vuole vederci chiaro. Salvini e Meloni sono quelli che ci hanno regalato il MES, perché la prima negoziazione sul MES, che esiste già ed è pienamente operativo purtroppo, parte dal governo Berlusconi Lega del 2010-2011. Noi stiamo affrontando la riforma del MES per migliorare uno strumento che loro hanno contribuito ad istituire.